Ci siamo. Today is the day. Oggi inizia la convivenza. Ok, ok. Mi sto scendendo, è arrivata. No, ce l'abbiamo fatta. Let's go. E non ci sono solo cose, ma anche cose nuove. E così. Portato anche l'albero di Natale. Ah, io ce l'ho l'albero di Natale, però ora ne abbiamo due. Ma alla fine noi questo dobbiamo fare, quindi che era semplice, non era semplice. Francesco, ti corchi domani mattina alle 6. Ah, bello, vedete tutto. Scusatemi, arrivo subito. Ciao, ciao. Padre. Ah, e 30 anni si fanno sentire. Certo. È un po' basso, non sbaglio. Non lo so perché sto seduta, non l'ho ancora visto in piedi. È in alto quanto me, però ci sono questi che ci vanno, quindi. Ma che sono sti cosi? E quando può prendere i panni, i cappotti? Amo, non mettetevi. All'up dance. Ah sì, qua le cose più piccole là. Le cose più umbrelli. Però è comunque basso, pensavo che era più alto. No, onestamente proprio. A me va bene. Perché sono più alta io. Ma a me va bene. Lasciate. Guarda, faremo qualcosa per questi capelli. Ma ci pensiamo domani. Fammi vedere. Non è niente, tranquilla, non è nulla. È stato un rimbalzo. Perché tu hai toccato la mano qua e io ho fatto così. Mi vuole aiuto. Ti hai fatto male? No, la cornetta sì. Ok. Gira tutto intorno alla stanza. Cioè io ho l'avvitatore con sta punta, no? Devo avvitare a mano. Poi io ho l'avvitatore da là. Perché stavo a posto, tu rincoglionite. Abbastanza. Per forza che lo lasciamo, Ferma. Grazie. Comunque ha portato un portacose. Chiama Marvel. Belle. Mi sono messo così, no? Mi sono fidanzata con l'elfo di Babbo Natale. Ma quanto è natalizia sta donna, quanto ti amo. Guarda, il mio mood sei i teschi e sopra Babbo Natale. Mamma mia, sei me. Che Natale da paura che sarà. Con doppio albero di Natale. E no, non è per dire. Ci saranno davvero due alberi qui, vero? Certo. Ha scoperto le mie extension.
da una vita che volevo. Che emozione, devo dire, però ho detto io, sembra l'anno. Non avevi i capelli corti, però. Ha capito, ma è così, sembra ancora di più Mulan. Sei bellissimo, amore. Ui, poi te li faccio. Bellissimo. Comunque, Cara, abbiamo quasi fatto. Sì, è molto tutto sistemato, devo dire la verità. Riconoscete le cose sue e le cose mie? Le cose sue sono quelle in ordine. Sì, va bene, okay, d'accordo. Amore, che ore sono? Sono le 23:15. Ok, ci stoppiamo. Qui ha messo tutte le sue camicie, con però i miei capelli. Ci sono i miei capelli. Comunque qua ci sono tutte le sue cose. Anche qui, qui. Però mo, domani mettiamo ancora meglio, perché ancora è work in progress qui, però è tardi. Ma si sta sistemando, vi ricordate che questo l'avevamo svuotato? Bene, ora lo sta riempendo con le sue cosine. Che emozione. Qua ci sono le prime cose, tipo bilancia, i due. Due. È tutto doppio adesso, aiuto! Tutte le tazze nuove e questa l'ha comprata a me. Quanto è bella! Quindi stiamo facendo un sacco di lavastoviglie. Queste sono tutte cose sue, queste saranno per l'angolino caffè. Anche il mini beamer! Io ce l'avevo nella casa vecchia, ma chissà che fine ha fatto. Quindi adesso si sistema tutto. Anche qui. Ormai avrete capito, giorno 2 abbiamo messo qui tutte le scarpe, queste sono tutte sue, queste sono tutte mie, le abbiamo stipate molte anche qua dentro e abbiamo deciso che per questo armadio di fuori mettiamo giubbini e questo è il mio, questo è suo, di cose invernali. Che bello che è tutto a due! Qui sta prendendo forma, qui sta iniziando a prendere davvero tanta forma, qui è ancora da sistemare, i cassetti dobbiamo capire un attimo, queste cose, questi li utilizzeremo per, sono le cose che lei ha utilizzato per fare il trasloco, ma li metteremo qua sopra che non cambio stagione, quindi abbiamo ancora parecchio da fare. Diciamo che oggi ci stiamo dedicando ai vestiti, e però di là abbiamo già messo a fare anche, come vi ho fatto vedere, la... grazie, la lavastoviglie con tutto e con tutte le cose che si è portata, insomma, varie ed eventuali, e quindi dobbiamo sistemare anche di là. Probabilmente una delle prime cose che faremo è la dispensa, perché vogliamo creare una dispensa nell'angolino dove prima avevo fatto l'armadio delle bimbe. Vabbè, poi con l'home tour capirete anche un po' meglio com'è casa, perché io ieri ho fatto un video delle pulizie, ma non si sono viste praticamente, cioè si è vista solo qualche camera di questa casa, ma in realtà la cosa bella di questa casa è che ci sono molti spazi in più per mettere le cose, e infatti nel video di domani vedete io e lei che solleviamo un'asciugatrice intera da sole. Ora io ho già mal di schiena, non so quello che verrà, ma è arrivato il pezzo per sovrapporre l'asciugatrice alla lavatrice, quindi la solleveremo noi per sistemare bene anche la... Sì, per sollevare la... per sistemare anche la stanza lavanderia. Quindi, raga, continuiamo. Vi presento Aspi, la nostra nuova aspirapolvere, voluta fermamente e tantissimamente da Francesca. Quanto sei fiera di Aspi? Anche qui in studio ci sono tantissime cose da sistemare, e quindi facciamo che questa storia ve la racconto nel video di domani, anche perché io ho letteralmente bisogno di un restauro e di una doccia e di mangiare qualcosa. Quindi ci vediamo nel video di domani, dove solleveremo letteralmente lavastoviglie, no, asciugatrici. Noi nella vita, chi lanciatore dei coriandoli, chi sollevatrici dei lavastovigli. No, perché dico lavastovigli? Quello. Asciugatrice. Quindi benvenuti nella nostra nuova vita. Ci vediamo domani. Love you.